Di De Vinci. Ora proseguiamo con un altro argomento che ci porta in Val Curone, dove assemblee, manifestazioni ed una petizione hanno già raggiunto le 1000 firme. Prosegue in Val Curone l'attività del Comitato per il territorio delle quattro province nella zona al confine tra Piemonte, Liguria e Lombardia, dove potrebbero sorgere 5 grossi impianti eolici industriali. E si è recato sul posto Stefano Roncati. È una vasta porzione di territorio che tocca le valli Curone, Borbera e Staffora. Su queste montagne negli ultimi anni si è concentrato il lavoro di istituzioni e cittadini per il recupero e la tutela di strutture turistiche, spazi e aree verdi, spesso riservate agli studenti, sentieri di trekking e poi mountain bike, downhill ed escursionismo. Un'area su cui hanno messo gli occhi in molti, soprattutto per le sue caratteristiche geografiche. E forse proprio per questo, sulle alture che separano il Piemonte dalla Lombardia e più a sud dalla Liguria, da uno spicchio di Emilia-Romagna, sono spuntati come funghi progetti per grossi impianti eolici industriali con l'obiettivo di produrre energia pulita sfruttando la forza del vento. Installazioni di grandi dimensioni che, secondo comitati ed associazioni, rischiano di avere un forte impatto su queste valli e per questo hanno provocato la reazione di molte associazioni ambientaliste. Mentre è già partita una richiesta di moratoria alla Regione Piemonte su tutti i progetti di eolico nel Basso Alessandrino, il Comitato per il territorio delle quattro province, un centinaio di persone in tutto in rappresentanza delle popolazioni che abitano nelle valli, continua la sua lotta per portare la questione all'attenzione dell'opinione pubblica. E tutta questa zona è una zona caratterizzata da mappe, da frane attive e coescenti, secondo le mappe del dissesto idrogeologico che sono state realizzate dall'autorità di bacino del Po. Di fatto stiamo parlando di impianti che hanno dimensioni colossali. Si prevede l'installazione di decine di macchine, di aerogeneratori, fino a 66 aerogeneratori in un caso, e ciascuna delle dimensioni di 150 metri di altezza, con dei pesi considerevoli. I macchinari che generano elettricità pesano circa 70 tonnellate, i basamenti per reggere queste macchine assolutamente hanno dei pesi di nuovo di tale portata, sugli 80 tonnellate circa. C'è una necessità di realizzare delle piazzole per collocare queste macchine che sono di dimensioni della metà di un campo di calcio, quindi 40 per 30 metri circa. Si tratta di scavare in terreni appunto instabili sui crinali, a maggior ragione sui versanti, per almeno 20 metri con i micropali, portare quintali e quintali di calcestruzzo per realizzare i basamenti. E tutto questo appunto in un terreno che già studi, già avviati, già consolidati, dichiarano che sono instabili sotto questo aspetto. Avete sentito Giuseppe Raggi del Comitato per il territorio delle quattro province.